siamo in Abruzzo, in provincia dell'Aquila e a Roccaraso, che appartiene alla comunità montano Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia. L'Altopiano delle Cinque Miglia è di origine carsica, è da lì che partiremo per la nostra escursione in mountain bike per il Monte Pratello, eccolo qui. Il piano delle 5000 si estende per circa 9 km di lunghezza ed 1 di larghezza. Davanti a noi, Serra del Monte Paradiso. Sullo sfondo, Monte Rotella a 2129 metri. E siamo sul piano delle 5 miglia. E Madonna del Casale, 1300 metri. Ma è quello il rifugio? Non saliamo perché è chiusa, quindi è inutile salire lì. Sullo sfondo Monte Rotella. E siamo entrati da poco in località Bocche di Chiarano. E quindi siamo nella foresta demaniale regionale di Chiarano Sparvera. È bello però, eh? Molto curato. È giusto che si paghi. Chi ha intenzione di fermarsi per fare il picnic, naturalmente. E qui siamo in località Imposto e c'è un centro accoglienza e la possibilità di acquistare prodotti tipici del luogo per fare poi naturalmente picnic. Davanti a noi Serra del Feudo, Colle dell'Aceto e Monte Curio. Sì, noi a sinistra dobbiamo andare. Chilometri per il lago Pantaniero, però in questo periodo è asciutto. Ed ecco il nostro obiettivo, Monte Pratello, 2050 metri. Davanti a noi Serra Santa Maria. Il Casone, 1666 metri. E questa è la strada che noi già abbiamo percorso. E sullo sfondo Monte Greco, 2285 metri. E qui siamo a Stazzo Polverino, a quota 1812. Sullo sfondo Serra Rocca di Chiarano. Rocca di Chiarano 2175 e Monte Greco 2285.
dobbiamo arrivare fin lì. E siamo a Piano Polverino. Stazzo Polverino, siamo passati poco fa di lì e ci sono anche le pecore nel recinto. A destra, dove c'è Pino, si va verso Monte Pratello, con lo sfondo di Serra di Chiarano. Questa è la salita che abbiamo appena fatto e a sinistra si va invece a Toppe del Tesoro. Abbiamo la guida oggi. Ah, Pino, abbiamo la guida, guarda. Ah. Che spettacolo, eh? Ah? E siamo nelle vicinanze di Monte Pratello. Ecco la vetta di Monte Pratello. Ed eccoci giunti a Monte Pratello. ...2050 metri sul livello del mare. È l'hotel 5 miglia, da dove siamo partiti. Signori, lo spettacolo è grandioso. Ed eccoci giunti a Monte Pratello, 2050 metri sul livello del mare. Abbiamo fatto 26 km circa fino adesso. Adesso faremo quasi tutta discesa, quindi sarà una limpidine. Ma la salita non è stata molto impegnativa, quindi è stata sempre graduale, molto bella. E i panorami li vedrete sulle foto e sul filmato. E sullo sfondo le Toppe del Tesoro.
1861 metri. In alto, sopra, non so se tu hai sentito, stanno facendo i lavori con la ruspa per aggiustare le piste. Stiamo scendendo dalla pista, andiamo verso la Remogna. Ed ora stiamo scendendo nella valle del Macchione. Qua diventa un po' più impegnativo, eh? Attenzione, là, hai visto che ha combinato l'acqua? Ed eccoci alla Remogna. Sullo sfondo Monte Maiori e Rocca Alta. Poco fa eravamo là sopra, lì dietro, che spettacolo! E qui siamo in località Bosco Schiaparello e il piano delle 5 miglia. Sullo sfondo Monte Rotella, Cima della Fossa e Monte Calvario. E sullo sfondo l'hotel 5 miglia, e fin qui abbiamo percorso circa 39 km e come ho detto precedentemente le salite non sono state difficili. Una escursione stupenda, e con queste immagini termina il video.